Un Verona che ha retto il confronto per circa 60 minuti, portandosi sull'1-1. Qua vediamo un esempio di quello che abbiamo appena detto, con Brigel fermato da Volpati dopo che avevano provato Bonetti. E poi il gol di Brigel di testa su punizione di Mancini, 1-0. Siamo nel primo tempo e per la Sampdoria sembra tutto facile, ma il Verona reagisce molto bene. Paccione, para Bistazzoni. Poi ancora in attacco il Verona con Bertold. Vediamo il tiro e ancora Bistazzoni si disimpegna anche se il tiro è alto. Ed ora l'episodio, si scontrano El Chiaer e Vierkut, li avete appena visti, e tra sorpresa di tutti l'arbitro concede un calcio di rigore. Tira El Chiaer, ribatte Bistazzoni, riprende El Chiaer e rete, è 1-1. Sembrava questa la decisione della partita, ma nel secondo tempo è venuta fuori un'ottima Sampdoria. Ha segnato Mancini il 2-1 con una rete splendida, replica il Verona con El Chiaer, para Bistazzoni. Poi abbiamo la rete veramente buona di Vierkut, di sinistro, di piatto, basso. Nel finale questa Sampdoria alterna, c'è un rigore per un fallo di Bonetti su Salsano, Vialli si fa parare il possibile 4-1.